Attraverseremo il mattatoio e vedremo anche l'unico tratto conservato, non è citato in nessuna guida, questa è la cosa strana, e noi cominceremo a entrare nell'uso di vedere queste tre mura di fronte al mattatoio, forse qualcuno di voi le ha già viste, buttate lì. Purtroppo sono nient'altro che la prosecuzione delle mura aureliane, che però in questo tratto sono scomparse da tempo quando costruirono la ferrovia, ne tagliarono un angolo. Chi prende il trenino da Però sostanzialmente conservate come erano, anche perché sono state costantemente riutilizzate per altri scopi. Poco più in là vedremo degli studi di artisti. Io ho avuto la fortuna di essere stato invitato da uno che ha il suo studio, certo, un po' strettino perché era un camminamento di ronda. In questo caso invece tutta la parte di là delle mura è il parco della Villa Medici. Villa Medici antica, adesso come Palazzo Farnese è la sede dell'ambasciata di Francia, Villa Medici è diventata la sede dell'Accademia francese, benemerita perché senza gli studenti francesi che per secoli, sì, ormai si può dire per secoli, ma io parlo soprattutto 600, 700 sono venuti in Italia a copiare e disegnare alcuni monumenti, non avremmo più testimonianza di alcuni dei monumenti che sono stati distrutti e che invece gli studenti francesi hanno disegnato misurandoli con quella scientificità che da sempre li riconosciamo. Tanto famosa e potente in zona quanto 1000 anni dopo la famiglia Borghese che ha per stemma le aquile che vedete lassù e il dragone che vedete subito sotto. Questo è l'altro ingresso della Villa Borghese. La villa sapete dov'è? Adesso dentro c'è la Galleria Nazionale d'Arte Moderna, mentre il casino della Villa Borghese, ogni villa aveva Villa Panfili, Villa Torlonia, tutte, la villa vera e propria. La famiglia ovviamente possedeva un palazzo in città, perché qui era fuori città. È vero che era 5 metri fuori città, ma la città finiva lì. E già dentro era tutto verde fino ad arrivare dove si al cosiddetto abitato. E il Palazzo Borghese, che sta a Fontanella Borghese, era il palazzo di residenza della famiglia. E adesso Porta Salaria. È esistita fino al 1870, distrutta dai bombardamenti, ricostruita da Vespignani, architetto che prima era papalino, poi insomma lui è nato in un'epoca a cavallo, prima ha servito il Papa, poi ha servito il governo italiano, e poi però tutta questa opera è andata di nuovo distrutta, stavolta per ragioni di viabilità, nel 1920, mentre offriva ai nemici anche l'ultimo sprezzo. Cioè, era proprio all'aria Ce ne così, sono non c'era parecchie una così, ce n'erano, forse se ne vedono ancora, ma questa è forse la meglio conservata. Costruendo quel terrapieno davanti alla porta che è destinato a assorbire gli urti delle cannonate per difendere la porta che era di legno. Non so se avevano mantenuto la grata degli antichi romani, non credo. C'era una porta, una controporta, anche qui è conservata, anche se rifatta in Allora, epoca la rinascimentale. porta via era in questo La stato. breccia invece è leggermente a destra della porta. Guardate le cannonate cosa hanno fatto. Sparavano ai soldati che stavano lì per impedire che si disturbassero, che cosa? Un'opera edilizia, una batteria di cannoni con le palle piccole come quelle che avete visto. Noi siamo abituati a pensare alle palle di cannone, a quelle gigantesche che tiravano le catapulte. No, per tirare una palla come quella ci vorrebbe un cannone. Era lì che guardava Roma. Le strade che andavano all'interno dove portano? Anche oggi, dove hanno? Arieti. Questa si ferma a Mentana, la Nomentana, quindi non era una porta molto importante. Comunque, come tutte le altre, aveva due torri, una di qua e una di là, e il buco in mezzo, che è questo qua, richiuso, rifatto, riaperto dai padri, vedete che stemma di Santo Papa, non ho guardato qual è. Sempre meglio. Sempre meglio.
qui si vedeva 53 alle ore 10 e un quarto poi un attimo. Questa e anche quella, sempre più quattro, sono i resti delle torri di Aureliano. Vi ricordate all'inizio, forse è stato un po' lungo, però ho accennato che Aureliano, raddoppiando l'altezza delle mura, ha fatto diventare tonde le mura che Aureliano aveva fatto, quadrate a difesa delle mura. Ecco, qui è crollata il rivestimento tondo e si vedono i resti della torre di Aureliano, c'è anche là sotto un pezzettino. Angoli arrotondati. E quindi le mura di Aureliano, venendo in quella direzione, qui che fanno? Improvvisamente cambiano direzione e si appiccicano qui. Non lo fanno piano piano andando avanti, fanno proprio questo saliente per permettere, vedete qui, molti in tempi anche più recenti hanno lasciato una bocca per un cannone, per prendere di infilata chi si metteva da una parte dall'altra, anche pensando che non c'era niente. Questi. E devo dire che il restauro, è andato avanti grande, perché tutto il materiale crollato fu raccolto in una vasca, d'inverno lo coprivano con teloni, degli archeologi si sono guardati pezzetto per pezzetto, fotografato, studiato, disegnato, prima di riappiccicarli più o meno come erano al muro. E come la porta maggiore, l'acquedotto, ecco perché massimo qui le mura, è già vero qua, sarà maggior vero che sarà. L'acquedotto, Claudio, cavalca la via di Cortina. E quindi quel fornice interno, che non a caso è più basso, perché già in 200 anni il terreno si è alzato a forza di macerie, eccetera, non è nient'altro che la decorazione del cavalcavia della via di Cortina effettuata dall'acquedotto Claudio e la bigana che portava verso il Cusinate. Ora si chiama Casilina, dal nome di Casilinum, uno dei paesi, non so se è proprio Frosinone, in questo momento non me lo ricordo, ma sono sicuro che qualcuno di voi si chiede di farlo. Grazie. Qual è l'antica città di Casilina? Comunque, come si chiama oggi l'antica città di Casilina? Però all'epoca ci hanno fatto con questo cavalcavia. Se vi ricordate, passando di qui, da questa parte non si vedeva niente. E chi se lo immaginava che c'erano le mura aureliane? Cioè, bastava passare dall'altra parte che uno se ne accorgeva. Però da questa parte mai e poi mai saremmo immaginati di vedere un giorno i camminamenti per la prima volta ben conservati, proprio perché ci sono stati questi cavannoni addosso. Ringraziamo l'ATAC. Quando li hanno levati, hanno restaurato tutto. Quindi è un restauro moderno fatto con criteri ormai seri, stabiliti. E novità delle novità, in questo punto l'altezza delle mura non è doppia, cioè Aureliano più Onorio, è addirittura tripla, Aureliano più Onorio. Perché? Perché qui c'è una valle, la vedete, e quindi qui le mura raggiungono un'altezza mai vista per permettere lo scavalco di questo pezzo. È vero che poi proprio dove erano più alte sono crollate e quindi lì vedete dei rifacimenti e proprio qui ci fu un altro crolletto durante questi ultimi anni, però un camminamento così alto non l'avevate mai visto, non l'avevamo mai visto, né lo vedrete a Porta San Sebastiano, perché lì dalla parte interna è quasi a livello del terreno, dalla parte esterna no, è un bel dislivello. E quindi sono tutte conservate perfettamente tranne questi tetti posticci. I tetti di Carcassonne erano uguali a questi, tegole normali, semplici. Vedremo tutto la prossima volta.
ripartiamo da qui. Quello che mi interessa più di tutto è che abbiate 25 marzo, sabato, che abbiate chiara la percezione che questo muro che abbiamo qui alle nostre spalle adesso è lo stesso, non un rifacimento, cioè è lo stesso che abbiamo visto stamattina alle 9:30 mentre stavamo a Porta del Popolo. Domande, volete dire qualche... Allora, sempre 9:30, l'appuntamento è davanti a Coin, sapete dov'è? Sabato 25 marzo, prossimo appuntamento, sabato 25 marzo, ore 9:30, di fronte all'ingresso dei magazzini Coin, qui a Piazzale Marco.